Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Capire, per poi condividere con te l'impatto che i concetti carriera e sostenibilità hanno sia sulla società che sulla tua professione, sulla tua carriera. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati in questa serie, Mestieri della Sostenibilità, progettata e realizzata insieme ad Avines, gruppo italiano che opera nel settore della cosmetica professionale. Io sono Laura Puglisi, responsabile del Career Development Center alla Polimi Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano. In questo sesto episodio, che conclude la nostra serie, insieme a me c'è Martina Fondi, partner, business developer e head of forestry in Trido. Ciao Martina, benvenuta. Ciao Laura, grazie a te per l'invito. Martina, il tuo è un job title ricco. Partner, business developer, head of forestry. Ci presenti tutte le anime del tuo mestiere della sostenibilità? Sì, effettivamente il mio job title è un po' complesso, ma diciamo che rispecchia anche un mestiere che si è formato e in qualche modo anche delineato negli anni, anche in seguito all'evoluzione stessa del concetto di sostenibilità. Quindi attualmente in Tridom la gran parte del mio ruolo, del mio mestiere, è ricoperta dalla parte di Head of Forestry, ovvero sono il responsabile di tutti i progetti forestali di Tridom nel mondo. Stiamo parlando di circa 50 progetti in 17 paesi, quindi con il mio team mi occupo di gestire, coordinare, selezionare, individuare, anche da un punto di vista strategico, i progetti e le attività che portiamo avanti in tutto il mondo. Contemporaneamente mi occupo però anche di molte attività collegate al monitoraggio, alla misurazione, alla valutazione dell'impatto sia sociale che economico dei progetti che portiamo avanti, quindi ci sono anche aspetti più digitali, più tecnologici, perché parliamo di ad esempio monitoraggio satellitare o magari di blockchain e di intelligenza artificiale, quindi tanti aspetti diversi che si vanno un pochino ad unire per portare avanti questo genere di attività poi in realtà a 360 gradi. In questo tipo di lavoro naturalmente capita anche di scoprire nuove cose, fare rete, incontrare nuove idee, nuovi progetti e quindi fare anche quello che poi è un lavoro da business developer, quindi continuare a far crescere, sviluppare sempre di più le nostre attività, anche grazie appunto alle interazioni positive che si riescono a innescare nel nostro mondo, sempre a tutela naturalmente dell'ambiente e della sostenibilità. Certo, grazie Martina. La selezione e lo sviluppo di progetti sono quindi attività fondamentali del tuo mestiere oggi. Si tratta di una scelta strategica fondata sull'obiettivo di cambiare, almeno in Italia, mi raccontavi, la percezione delle attività di charity. Ti chiedo cortesemente di approfondire con noi, Martina, tu quale impatto vuoi avere nella società attraverso la tua professione? Bella domanda. nel mio percorso e nel percorso di Tridom sono due strade molto parallele, si sono incontrate veramente all'inizio e quindi in qualche modo Tridom ha scelto un percorso anche in base a quelle che sono state poi le mie inclinazioni, la mia volontà e il mio percorso. La scelta è stata quella di avere un atteggiamento, un approccio più business, più aziendale, quindi modificare, cercare una terza via rispetto a quella della charity tradizionale. Quindi né da una parte il capitalismo sfrenato, per intendersi, ma nemmeno appunto il mondo necessariamente della charity tradizionale, quanto piuttosto una via da social business, quindi da azienda, che è quello che siamo, società benefit, certificata B Corp, che sceglie di avere un rapporto, un approccio paritario e paritetico con i progetti con cui lavoriamo, un approccio improntato allo sviluppo economico che possa aiutare comunità e realtà che magari si trovano dall'altra parte del pianeta a innescare dei meccanismi virtuosi che possano in qualche modo anche rimanere in atto ed essere presenti anche quando Tridom non sarà più a supporto. Quindi un po' il vecchio adagio di insegnare a pescare invece che regalare il pesce, perché crediamo che sia più giusto per tutti, sia un'opportunità migliore per tutti quella di crescere e mettersi alla prova, lavorare e avere anche un giusto compenso per il lavoro che si fa. Quindi diciamo un approccio poco charity, più business, ma che sta dando, devo dire la verità, da questo punto di vista delle grandi soddisfazioni anche a livello personale.
Lo immagino. Una formazione, la tua, invece, nel campo delle relazioni internazionali, poi l'esperienza nell'ambito della cooperazione internazionale e ancora nel 2011 un master in green economy che dà proprio il via alla tua evoluzione professionale. Allora è vero che la sostenibilità non è solo per i profili tecnici? Sì, totalmente vero. Io sono un profilo decisamente non tecnico, scientifico, mettiamola in questo modo. Anzi, io credo che la sostenibilità sia un layer che deve essere applicato su tutti i profili, in tutti gli aspetti, a tutti i livelli, ma in particolar modo deve essere interiorizzato e reso parte del lavoro di chi si occupa più di attività di governance, di gestione e di direzione strategica. Il tecnico, per così dire, è sicuramente una figura fondamentale ed è il braccio armato di quella che però deve essere una strategia e in questo senso a volte ho sempre visto un pochino di scollamento fra ruoli dirigenziali o comunque ruoli più strategici, più di governance rispetto a quelle che poi sono le visioni, le necessità di chi si occupa tecnicamente di portare avanti queste progettualità. Quindi largo e ben spazio anche a profili magari meno scientifici, per così dire, ma che possano portare, interiorizzare e far crescere la sostenibilità anche in ambiti in cui magari ci si aspetta, tra virgolette, un pochino di meno. Però necessario, perché è ormai qualcosa di imprescindibile per la nostra vita, non solamente da un punto di vista strettamente lavorativo, ma anche proprio da un punto di vista di specie umana su questo pianeta. Quindi l'evoluzione professionale passa da tantissimi profili e in questo senso mi sento di dire che non è necessario essere ingegneri ambientali per fare sostenibilità. È importante la presenza di ingegneri ambientali, ma è anche altrettanto importante la presenza magari di altri ruoli con caratteristiche diverse che portano avanti poi in realtà gli stessi principi. Martina, ti chiedo di condividere un ultimo pensiero con noi, un messaggio che possa essere di ispirazione per chi ascolta il nostro podcast ed è interessato a creare valore in prima persona attraverso i mestieri della sostenibilità. Lo farei partendo da una citazione di Spinoza che mi risulta esserti cara, se ti va. Sì, la citazione credo che sia: non si piange sulla propria storia, ma si cambia rotta. Esattamente. Una delle mantra che io continuo a ripetere, io sono profondamente convinta del fatto che sia importante riconoscere e imparare dagli errori e in generale da tutto ciò che è successo nel passato. Forse proprio la mia anche provenienza e la mia educazione, io ho fatto appunto scienze internazionali diplomatiche, relazioni internazionali, quindi di storia ne ho studiata tanta, ma studiare la storia, studiare il passato serve anche per imparare dagli errori tuoi e anche degli altri per cercare di migliorare per il futuro. Quello che io vedo tutti i giorni è che a volte le persone si fanno anche un pochino prendere dall'ansia rispetto a obiettivi estremamente ambiziosi che sembrano quasi irraggiungibili, oppure da situazioni che sembrano in qualche modo irrecuperabili. Il cambiamento climatico è una di queste spesso. Quindi la mia percezione, il mio approccio, il mio modo di lavorare è che in realtà si può sempre cambiare rotta, quindi invece che come dire, pensare che ormai sia troppo tardi o comunque la situazione sia troppo grave o l'errore sia troppo grave, impariamo, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, cambiamo rotta e cerchiamo di avere, come dire, un approccio diverso per il futuro. Perché c'è sempre una scelta, c'è sempre una possibilità, c'è sempre un'altra via. Martina, grazie davvero per essere stata nostra ospite. Grazie a voi per l'invito, è stato veramente un piacere. Con Martina Fondi, partner, business developer e head of forestry in Tridom, abbiamo conosciuto la storia e la determinazione di una professionista che ha scelto di scommettere su una nuova direzione professionale. Lo ha fatto con un progetto chiaro e condivisibile, un'idea prima diventata un progetto con l'obiettivo di promuovere un'economia virtuosa e favorire lo sviluppo sostenibile. Continua a seguirci e a vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito gsom.polimi.it/innovatorstalks23 oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Grazie per avermi seguito in questa serie. Un saluto da Laura Puglisi e dalla Polimi Graduate School of Management. Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.